La laguna di Venezia è tra le zone umide più importanti d'Italia. È una tra le più significative del Mediterraneo in termini di habitat e specie di interesse conservazionistico. È la zona umida italiana con il maggior numero di presenze di uccelli, sia di specie svernanti che, in misura minore forse, ma sempre molto importante, per l'avifauna nidificante. Inoltre, durante il periodo di migrazione, è un punto di sosta strategico per tutte le popolazioni del Nord Europa che vengono a svernare nel Mediterraneo o in Africa. È un ecosistema unico, ma al tempo stesso fragile. Le lagune sono il frutto di un equilibrio tra emissioni di acqua dolce e scambi con il mare. La deviazione dei fiumi al di fuori della laguna, tra il 1600 e il 1800, ha modificato l'ambiente. Le acque sono diventate più salate, portando ad un impoverimento di flora e fauna tipiche della laguna. Tra la vegetazione tipica degli ambienti salmastri, l'habitat a canneto è quello che ne ha risentito di più, insieme alle specie di uccelli che trascorrono parti del loro ciclo vitale in esso. Anche per le specie ittiche l'acqua dolce è molto importante, in quanto molte di loro prediligono le acque meno salate per la riproduzione e per le prime fasi del ciclo vitale. Il progetto Life Lagoon Refresh, finanziato dalla Commissione europea, ha come obiettivo principale il ripristino di un ambiente che negli anni si è notevolmente ridotto. Ricreare ambienti lagunari ad acqua più dolce per favorire il ritorno di specie che un tempo erano molto abbondanti. Addolcire l'acqua lagunare ricreando il gradiente salino favorirà il ripristino del canneto e questo porterà ad un aumento della biodiversità tipica di queste zone. Il Life Lagoon Refresh mira a migliorare lo stato di conservazione di alcune specie di interesse prioritario per la comunità europea. Tra gli uccelli, il marangone minore, il tarabuso, l'airone rosso, il tarabusino, il falco di palude, l'albanella reale, il martin pescatore, che utilizzano l'ambiente a canneto durante il periodo di svernamento o quello riproduttivo, per il foraggiamento, il riposo notturno o la nidificazione. Tra i pesci sarà incrementata la presenza del ghiozzetto cinerino. Si prevede inoltre l'incremento di altre specie ornitiche di particolare interesse conservazionistico come la salciaiola, il cannareccione, il basettino e il migliarino di palude. E altre specie ittiche di interesse commerciale come il branzino, l'anguilla, il cefalo, il latterino e la passera. Nel progetto è stata realizzata un'opera idrica per riconnettere il fiume Sile con la laguna. Con una portata media di 1000 litri al secondo, l'acqua dolce è tornata in laguna. Per rallentare la dispersione dell'acqua dolce immessa, sono stati creati dei cordoni costituiti da sacconi biodegradabili. Attraverso il coinvolgimento di pescatori e cacciatori che vivono e conoscono a fondo la laguna, sono state trapiantate circa 2500 zolle di canneto e oltre 2000 zolle di fanerogame sommerse per favorire il processo spontaneo di espansione. L'immissione di acqua dolce alla sua massima portata è iniziata a febbraio 2021. Il monitoraggio della salinità ha verificato la formazione di un gradiente salino in un'area di circa 70 ettari. Prima degli interventi del progetto, quest'area aveva infatti una salinità molto simile a quella marina, mentre il flusso di acqua dal fiume Sile ha reso l'area lagunare gradualmente meno salata, come è tipico delle acque lagunari in prossimità delle foci dei fiumi. Il canneto comincia ad espandersi, soprattutto nelle aree lagunari più prossime al punto di immissione di acqua dolce. La creazione di un areale lagunare con acqua più dolce ha favorito la presenza del ghiozzetto cinerino, specie target di progetto.
Il monitoraggio scientifico ha verificato l'aumento dell'abbondanza, da presenze sporadiche prima degli interventi a decine di individui per 100 metri quadri dopo l'emissione dell'acqua dolce. Si sta assistendo, inoltre, all'aumento di giovanili di specie marine migratrici, come i cefali, che trovano in quest'area lagunare il posto ideale in cui accrescersi. Anche il monitoraggio dell'avifauna ha seguito le fasi del progetto, raccogliendo dati prima e dopo gli interventi. La sola emissione di acqua dolce in questa parte della laguna è stata sufficiente a innescare variazioni nella comunità e nelle abitudini di alcune specie di uccelli presenti nell'area del progetto. Una consistente presenza di laridi e sternidi usufruisce dell'acqua dolce per il lavaggio del piumaggio, sfruttando per la sosta le file di pali in cui sono adagiati i sacconi biodegradabili. È inoltre aumentata la presenza di volpoche e di fenicotteri. Solo il tempo e la cura dell'uomo porteranno verso il ritorno naturale del canneto e il ripopolamento di uccelli e pesci in laguna. Un ambiente così prezioso deve mantenere intatto il suo fascino millenario.